Defiance, ma questa notte ho dormito solo 2 ore perché stiamo organizzando a Napoli l'appuntamento con la coscienza. 100.000 giovani di 83 paesi saranno a Napoli il 4 ottobre, ci sarà anche Suor Maria Pia. Sono rientrato da pochi giorni da Erbil e da Gaza, dove nei momenti di disperazione senza nessun contatto, lì c'era solo magicamente il contatto di internet, mi risollevavano le omelie telematiche di Don Ferdinando che mi raggiungevano e che quindi erano un filo di speranza in questo posto dove le atrocità sono indicibili e sono proprio contro ogni dignità dell'uomo. Questo libro di Maria Pia ho avuto la gioia di leggerlo in anteprima e ho voluto fargli il regalo di portarglielo oggi. L'abbiamo corretto solo 3 giorni fa, hanno lavorato una notte per stamparlo e quindi è arrivato qui. Più che un libro è un ode alla gioia, alla vita e alla natura. Siamo in un momento buio della storia dove c'è un ritorno al Medioevo buio. E l'assurdità è che questo avviene nel momento in cui la globalizzazione si è completata, gli strumenti di comunicazione ci consentono di comunicare in tutto il mondo e dove noi crediamo che attraverso questi strumenti riusciamo ad annullare la solitudine e soprattutto riusciamo a mettere noi stessi al centro di questo processo. Nulla di più falso. Oggi il grande problema, lo diceva prima Maria Pia, sono i giovani. I giovani sono i nuovi, grandi, immensi poveri. La nostra rete di università, sono 168 in tutto il Mediterraneo, nel 2009 ha svolto un'inchiesta sui problemi dei giovani e in quella data, coordinati all'Università di Bologna, il 58% dei giovani non aveva speranza nel futuro, non aveva speranza negli adulti, non aveva speranza della vita e aveva sinteticamente il mal di vivere. Oggi quella percentuale, aggiornata 2 mesi fa, è il 98,5%. Quindi siamo in un momento di grave emergenza e con le poche risorse che ci stanno occorre anche fare delle scelte dolorose. Anziché impegnare testa, mente e risorse per i soli bisogni materiali, anche dei più bisognosi, occorre ridurre questi aiuti, se non c'è possibilità, per pensare ai giovani, perché lì il bisogno è diverso, non è solo di aiuti materiali, ma bisogna ridare loro la speranza, bisogna ridare loro la gioia di sentirsi produttori del futuro, in grado di trasformare l'amore per il potere nel potere dell'amore. Questo amore per il potere sta infettando, come vediamo, ogni angolo della vita sociale, civile e religiosa. Questo amore per il potere, che significa attaccarsi alla roba, attaccarsi al possesso, attaccarsi alla ricchezza, sta elidendo e distruggendo un sistema di valori, e quindi la crisi non è solo economica ma deriva da un sistema di valori. Che cosa bisogna fare? A Napoli presenteremo, con la partecipazione di tante persone, dal Sermic a comunità varie eccetera, questa lettera alla coscienza. Una lettera alla coscienza che dice: mettiamo i giovani al centro della nuova era. Domani ci saranno a Napoli da noi 26 scienziati, 6 premi Nobel. Una nuova scienza per una nuova era, la scienza è coinvolgere i giovani. E da Napoli noi lanceremo questo appello alla coscienza per dire no alla guerra, sì al dialogo, no alla miseria, sì alla condivisione, no alla corruzione, sì alla legalità, no alla droga, sì alla bellezza dei giovani. E la nostra idea è quella di fare un mondo attraverso la nostra debolezza. È proprio dalla debolezza che è possibile di salire la china, e serve proprio, direi, la debolezza dei giovani senza potere, dei giovani che si sentono ai limiti, alla periferia del mondo, perché è questa la forza che può alimentare tutti noi. I più poveri di tutti, i più sfruttati, saranno quelli che sicuramente saranno in grado di ricostruire un mondo migliore. E qui ci riallacciamo a questo libro e ci riallacciamo ad un programma che abbiamo lanciato nei vari paesi del Mediterraneo, che si chiama Mediterraneo. I giovani salvano il pianeta, i giovani producono la pace. Che cosa significa? Sempre ritornando ai numeri delle università, nel 1950 nei paesi della riva sud del Mediterraneo vi erano 95 milioni di abitanti, una proiezione più o meno
attendibile, potrà spostare un 10, 15, 20%, ma non è questo il punto, ci dice che nel 2050 saranno 850 milioni, cioè siamo 10, 11, 12 volte di più. Di questi il 65% sono giovani e il 68% verranno presso di noi, nelle nostre coste. E guarda caso, noi del 90% di questi giovani avremmo bisogno, perché un po' la natalità non funziona, un po' mestieri un po' particolari non si fanno, abbiamo bisogno di questi giovani. Dov'è il tema e la difficoltà? Che noi dobbiamo formare questi giovani sulle ipotetiche necessità che avremmo di fronte. È difficile, è una cosa complicata, perché come facciamo a prevedere che cosa ci serve? Una cosa che ci serve, la sappiamo tutti quanti noi: preservare il pianeta, salvaguardare l'ambiente, utilizzare, come diceva Maria Pia, le risorse disponibili, la terra. Ecco quindi che il ritorno ad antichi mestieri, il ritorno alla pesca, il ritorno all'utilizzo della terra, il ritorno all'agricoltura come valore, al vino, eccetera, potrebbe essere per i giovani uno strumento di fondamentale importanza, e su questo stiamo trovando riscontri significativi. Dove casca l'asino? Casca l'asino sulla classe politica che ci dirige. Ci troviamo di fronte a un periodo storico in cui i politici sono persone di terzo, quarto e quinto ordine. Non c'è nessun paragone rispetto al passato remoto e prossimo, ed è questo il grande problema. E se noi restiamo passivi, saremo governati da persone più o meno per bene, più o meno capaci, ma che non hanno in loro il senso del bene comune, il senso della cosa pubblica come obiettivo a cui giungere. Questo significa che occorre fare massa critica e ricercare all'interno di noi quei soggetti che operano per competenze e non per appartenenza, e che pongono al loro centro la gioia di cui Maria Pia faceva cenno prima, e soprattutto l'idea che in un momento di emergenza occorre rimboccarsi le maniche per aiutare tutti quanti noi a vivere in un mondo che possibilmente dovrebbe essere migliore, con i giovani produttori del nostro futuro e capaci di assumere l'eredità positiva del passato. E vorrei concludere con un piccolo pezzo della prefazione che Maria Pia mi ha onorato di accettare. C'è questo bel salmo che ho letto e che mi è piaciuto molto. Di gioia fai gridare la terra e la disseti, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Tu visiti la terra, il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini, così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. In queste parole bibliche l'evocazione del meraviglioso creato è ancora un invito forte a scegliere le vie della semplicità su cui l'uomo può affrancarsi dall'abisso in cui è caduto per la schiavizzante cupidigia dell'avere, e ritrovare la sua identità vera, radicata nell'essere. Potremo risalire alla china e salvare l'umanità solo se saremo in grado di trasformare l'amore per il potere che ha infettato tutti gli ambiti della vita sociale, civile e religiosa nell'invincibile potere dell'amore. E i potenti sono gli umili, i potenti sono i deboli, i potenti, con grande umiltà e modestia, siamo noi che oggi siamo qui ad onorare Maria Pia, ad onorare la Veda, Suor Filomena, Suor Maria Letizia, perché in questo luogo, in questo posto, con la loro preghiera sono potenti nell'amore di Dio, nell'amore di chi ci ha creato. Grazie.